anche se in questo momento sì, cercano di chiudere la porta, noi apriamo non solo per chi ha bisogno, anche chi non ha bisogno, per semplice dialogare. Mentre a livello nazionale si discute sulla chiusura dei porti, ad Arezzo l'Associazione Culturale del Bangladesh ha deciso di aprire le sue porte. Si chiama infatti Porte Aperte all'Integrazione, l'iniziativa dell'associazione con tre appuntamenti in programma. Si è iniziato con la campagna With Refuge dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'associazione ha così aperto le porte della propria sede alla cittadinanza per far conoscere il lavoro svolto con i richiedenti asilo. Uno quando viene con i suoi occhi riesce a capire bene esattamente come lavoriamo. Perciò per noi oggi questa giornata è fondamentale, aprire la porta a vedere cittadini entrare a capire tutto, fino da contabilità fino al servizio che eroghiamo. È anche interessante capire un po' la visione che la gente ha, diciamo, dall'esterno del nostro lavoro. E cercare quindi anche di far capire appunto quello che facciamo, perché lo facciamo e perché diciamo siamo tutti importanti, è importante anche diciamo il confronto con tutti, anche per evitare appunto gli scontri diciamo anche ideologici che ci sono e che sono diciamo abbastanza inutili. Le iniziative poi proseguiranno domenica 1 luglio con la festa per il Capodanno bengalese e la fine del Ramadan al campo da calcio Roberto Lorentini in zona Pescaiola. Cioè, questa giornata è un giorno che viene un po' dedicato a tutte le stranieri che vivono ad Arezzo, si trovano su tutte le famiglie uno con l'altro e far vedere anche diciamo, seconda generazione, terza generazione, cioè far vedere la nostra propria cultura che non si perdano, ecco. Ultimo appuntamento a partire dal 3 luglio con il corso di potenziamento linguistico rivolto a bambini arrivati di recente in Italia, con l'obiettivo di facilitare il loro inserimento nelle scuole italiane. Mi servirà per prepararli al successivo ingresso a scuola nel mese di settembre. E questo è un po' il preludio alla ripartenza, anzi, del doposcuola che sarà sempre nei locali dell'associazione, ovviamente a partire dal mese di settembre-ottobre.